Eravate in casa al momento della frana? Sì, sì. Era 1:30, 2:15, abbiamo sentito un boato, ci siamo affacciati ai balconi sopra, è stato piante, materiale che mi invadeva la casa, abbiamo preso la bambina, siamo scesi al piano sotto, per fortuna era vuoto, non c'era detriti, siamo usciti qua, il paesaggio era cambiato, non riuscivo a capire dove ero. Ci siamo fatti forza, ho preso in braccio la bambina, siamo arrivati in queste zone qua, scendevo fino oltre la vita, ci abbiamo messo un buon 20 minuti a arrivare in fondo, con il terrore che arrivasse giù l'altra mezza montagna. Dopo, quando ci siamo trovati sulla strada, siamo scappati dal vicino e lì ho capito che eravamo salvi. Dopo che ho capito che eravamo salvi, ho anche detto: è andata bene, siamo tutti vivi, non ci sono funerali da fare. Però adesso ho anche capito che io ho perso tutto in un 20 secondi. Il lavoro di una vita perso in 20 secondi. E io qua, adesso, visto che ci siete voi, io chiedo che qualcuno qua si metta una mano sulla coscienza, che capisca che due operai hanno fatto questa cosa con enormi sacrifici, e chi di dovere deve capire che io, a parte che di abitare qua io non ho più intenzione, perché con una cosa così dietro e uno spavento del genere possono farmi gli argini alti 16 metri, non ci vengo più, quindi mollerò qua affetti. Ogni cosa che mi prende sulla la ruspa, so cosa l'ho pagata. Ogni... mi tiravano via il cancello, so cosa l'ho pagato. Adesso chi di dovere deve mettersi una mano sulla coscienza. Spero vivamente che mi vengano incontro, che non mi lascino solo, ma non solo io, tutti quelli che hanno avuto danni, ma però in tempi utili. Voi siete fuori casa? Sì. Io voglio proprio precisare questa cosa, in tempi utili, perché io vedo i telegiornali, quando succedono queste disgrazie, tornano anni dopo e le cose sono ancora uguali. Ha paura di essere dimenticato? Io sono sicuro di essere dimenticato, ma non dalla nostra amministrazione qua, che per quanto mi riguarda in questi momenti a me è stata vicinissima. Ringrazio Maria Grazia Medali, vice sindaco, Marco Bossi, se no da operaio abbandono e come al solito vedremo di arrangiarci. Senta signora, voi avete perso la casa in questo momento, l'autovettura, tutto? Sì, camper, macchina, casa e tutto, tutto. Camper comprato un anno fa, con anni di... cioè, nel senso, anni che speri di riuscire a comprare questa cosa, arrivi a farlo, dopo un anno te lo demolisce. Non abbiamo più niente. Non abbiamo più niente. Credo che non sia colpa di nessuno questa no, cosa qua. No, quello no. Perché è una cosa imprevedibile. Dopo, responsabilità non voglio neanche sapere se ci sono o non ci sono. Voi... sapevate che c'era un'allerta meteo, ma non pensavate potesse succedere una cosa di questo genere? Perché qua non è, cioè qua io sono 20 anni o 20 anni che siamo qua, e il ruscelletto dietro non è mai, scendeva acqua proprio dopo 3 giorni di pioggia, e comunque era sempre, anche quando ha fatto maltempo, qua il problema qua è che è venuta via la montagna.